presentiamo oggi Lucia Sarto, pittrice friulana che vive a Lignano Sabbiadoro e ha deciso di portare qui il colore e la luce della primavera, che anche se primavera oggi insomma è un po' meno, però questa mostra, ci pensavo stamattina dopo averla vista uscendo da qui, è proprio la gioia di vivere primaverile. Dunque, Lucia Sarto è un'artista che si forma a Venezia negli anni 60-70 e poi a Torino, vivendo con il fratello che è anche un grandissimo e abilissimo pittore, Luigi Rocca. Dagli anni 70 inizia ad esporre nelle principali gallerie internazionali, anche negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa. Dunque la sua pittura nasce da un taglio che potremmo dire impressionista. Io vi inviterei a guardare questo quadro qui, che rappresenta una facciata di un albergo a Venezia, e le sue prime cose hanno questo taglio tipo questo, ancora più impressioniste, tutte lievitano tutte nella luce e nel colore. Poi la pittura si fa a volte quasi iperrealista, si precisa di più, ma diventa anche molto più libera, e abbiamo qua il taglio espressionista. Mentre poi, se voi vedete nei gioielli che sono qui esposti, vedete che a un certo punto in molti di questi la figurazione manca completamente e quindi siamo arrivati all'astrazione. I temi che vedete in questa mostra sono il paesaggio, vi faccio notare questo magnifico campo di girasoli in Friuli, girasoli che ormai non esistono più, e poi ci sono le cosiddette nature morte di fiori che lei dipinge a olio e ad acrilico, ma alcune sono addirittura delle stampe, come questa per esempio e come questa, e poi anche come questa immagine di Gerusalemme, sono delle stampe ritoccate a mano. Lei parte sempre dalla fotografia. Qui sono esposte le opere dal 2005 a oggi, salvo che per i gioielli e gli accessori, che lei ha iniziato a fare da poco, dal 2012, e qui vedete sono modelli tutti disegnati da lei e sono stampati in crespo di, parlo degli abiti, in crespo di seta pura in una seteria di Como, mentre le borse sono di pura pelle e qui sono di ecopelle, cioè riportano precisamente il quadro. Vi ricordo che noi abbiamo una grande stilista triestina, che è Raffaella Curiel, che io ho avuto il piacere di presentare qualche anno fa in una grande mostra a Palazzo Costanzi, la quale, parlo sempre del connubio fra arte e moda, la quale si rifà ai quadri dei più grandi artisti che ci sono, delle più grandi opere architettoniche e artistiche che ci sono al mondo. Poi li fa ricamare, li fa ridisegnare sui suoi vestiti, eccetera. Però ecco, la Curiel, che è un grande nome internazionale, in realtà riprende le opere degli altri, mentre Lucia Sarto fa praticamente, possiamo dire, tutto da sola. Ci sono poi, qui abbiamo, per motivi di spazio, abbiamo messo soltanto un complemento d'arredo, che è questo vaso con poi sopra un piatto di bambù e poi un elemento di cristallo. Ecco, io sono stata particolarmente colpita, oltre che dai dipinti, anche da questi gioielli, per questo tocco gentile e anche inconsueto che riportano. Qui abbiamo un'altra parte, se lì avevamo la natura, qui abbiamo il mondo giovanile degli anni 60. Se vi ricordate il famoso film Easy Rider con Jack Nicholson, cioè questo viaggio in moto, no? Da Los Angeles alla Louisiana, che poi finisce tragicamente. Quindi la libertà, l'avventura, quella che poi era anche il linguaggio nella Venezia degli anni 60-70, che in parte ho vissuto anch'io. E poi c'è il tema della danza e c'è il tema del cuore. Guardate, il tema della danza che approccia particolarmente il tango, lo vedete anche in un'altra opera dietro, e questo è il tema, diciamo, dell'affetto, dell'amore. Ecco, guardate così la prospettiva particolare e anche la gentilezza con cui questa
quest'opera è realizzata. Ecco, l'artista ha opere in permanenza alla Galleria San Giorgio di Portofino, alla Melori e Rosenberg di Venezia, che conosco molto bene, e la Galleria Estense di Cernopio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a un applauso per l'artista e poi a un brindisi. Grazie.